Ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero bene, spero che i vostri pesci stiano in piena forma. Quest'oggi continueremo a parlare di pesci rossi, in particolare di Oranda. Sapete che io d'estate tengo i pesci all'esterno, da aprile fino a settembre, in base all'annata a volte anticipo o ritardo l'inserimento dei pesci all'esterno. Perché non li tengo anche in inverno? Perché sono degli Oranda. Quindi oggi parleremo in particolare di questo tipo di pesce che sapete che non può stare assolutamente all'esterno nei periodi invernali, salvo delle varietà selezionatissime, non facili da trovare in negozi, che però sono molto molto interessanti. Ne ho già sentito parlare di questi Oranda che possono sopravvivere sotto il ghiaccio come dei pesci rossi comune, ma di questo ne parleremo nel dettaglio successivamente. Prima di cominciare, so che sono molto ripetitivo, però lo ripeto perché c'è gente che fa ancora molta confusione. Impariamo a differenziare un pesce rosso comune, quindi un pesce rosso omeomorfo, da un eteromorfo, quindi gli Oranda. Sulla sinistra vediamo un pesce rosso omeomorfo, quindi un corpo molto idrodinamico, allungato, stretto, pinna caudale singola. Al contrario, l'Oranda ha una forma molto più rotonda, tozza, quasi sempre con la doppia coda, nuoto non molto regolare, lento e così via. Pesce rosso omeomorfo, quindi quello sulla sinistra, può stare a temperature anche di 0 gradi, quindi sotto il livello del ghiaccio anche d'inverno, quindi può stare all'esterno tutto l'anno. Al contrario, l'Oranda deve essere tenuta a una temperatura che va tra i 15 e i 24 gradi, quindi sotto di essa c'è il rischio di riscontrare dei problemi. C'è chi è un po' più resistente, c'è chi patisce di più la temperatura bassa, questo varia in base all'esemplare. I miei Oranda, nati da me, quindi in acqua fredda, riescono a sopportare anche temperature sotto i 10 gradi. Però principalmente gli Oranda di allevamento, quasi tutti sotto i 15 iniziano a avere dei problemi. Dopo aver fatto questa piccola premessa, andiamo a parlare dell'argomento di oggi. Laghetto per Oranda. Un laghetto quindi stagionale che verrà utilizzato a metà primavera fino a inizio autunno e ha bisogno di caratteristiche un po' particolari, non è una bacinella messa così alla cavolo, perché l'Oranda ha delle esigenze diverse rispetto al pesce rosso comune. Intanto una caratteristica importante di questo laghetto, tra virgolette, adesso nel mio caso, essendo di piccole dimensioni, parliamo di 300 litri, si chiama bonsai pond e non laghetto, però sapete benissimo che con i pesci rossi non esiste limite di dimensioni a livello di grandezza, ovviamente. Quindi più grande è meglio è. Io qui allevo i miei Oranda piccoli, in accrescimento. Dicevo, una cosa importante è che il livello dell'acqua sia basso. Vediamo sempre in video, anche online, allevamenti di pesci rossi eteromorfi che vivono in grandi laghetti, ma molto bassi. Adesso vi spiego perché. Molto bassi perché, come anticipato prima, ha bisogno di temperatura abbastanza alta rispetto al normale. Quindi con un livello dell'acqua inferiore a, diciamo, 60 centimetri, fa sì che con l'acqua si riscaldi solo e esclusivamente con la luce solare. Io ogni tanto misuro la temperatura di questo laghetto e siamo a volte sui 25 gradi, a volte siamo sui 18 gradi, però rimaniamo sempre lì. Per evitare sbalzi di temperatura giorno e notte, come anticipato nello scorso video su come non far morire il proprio pesce rosso, bisogna, secondo me, a mio parere, circondare questo laghetto barra bonsai pond di grandi pietre, pietre di grandi dimensioni, a scopo di assorbire il calore durante tutta la giornata e poi rilasciarlo lentamente durante la notte all'interno della vasca. Questo per evitare che ci sia uno sbalzo troppo importante tra giorno e notte. Sapete che l'Oranda è più delicato rispetto al pesce rosso comune e quindi cerchiamo di evitare di causargli stress. Stress, come anticipato nello scorso video, porta a un abbassamento drastico del sistema immunitario dei nostri pesci, portandoli quindi ad ammalarsi molto facilmente. Ancora meglio dei laghetti circondati da pietre, sempre per lo stesso motivo che vi ho raccontato prima, sono i laghetti realizzati in cemento. Infatti, quando si hanno grandi spazi si possono realizzare laghetti di grandi dimensioni, per Oranda ovviamente, si fanno sempre di
una profondità non troppo elevata in cemento, proprio per il motivo che ho elencato prima. Il cemento, come la pietra, assorbe il calore durante il giorno e lo rilascia durante la notte. E la cosa bella è che il cemento lo rilascia in tutta la vasca, quindi non solo sulla superficie o nel centro, ma anche nel fondale. Ho accennato al fondale. Ebbene sì, anche il fondale è molto importante. Allora, su questo ci sono molte scuole di pensiero. Come state vedendo nel mio laghetto, io tengo solo e esclusivamente un fondale a grana grossa, quindi ghiaia. Allora, ci sono dei pregi e dei difetti. Sicuramente il difetto principale della ghiaia è che fa sì che tutti i detriti, quindi tutto lo sporco, si insedi all'interno delle fessure. Su questo non c'è dubbio. Però a me piace molto la ghiaia perché a livello estetico è anche bella, rende il tutto molto più naturale, molto più wild. Sapete che io sono molto pro all'allestimento in stile naturale. Però andando più a fondo ho trovato un'utilità molto importante della ghiaia. A parte una che racconto sempre nei miei video, che è quella di tenere occupati i pesci. Il pesce rosso è fatto per setacciare il terreno e specialmente per la ghiaia si arriva a raccogliere magari il cibo avanzato oppure eventuali insetti che si possono insediare all'interno di queste rocce. E ho trovato però che sono anche molto utili per far deporre proprio le uova agli insetti acquatici. Per insetti acquatici intendo addirittura le libellule oppure anche le zanzare, che si dicono insetti acquatici perché nascono in acqua ma poi diventano insetti terrestri. Però la ghiaia fa sì che questi animali vengano a deporre. E ragazzi, cosa c'è di meglio nel dare luoghi sicuri dove far deporre gli insetti che poi vengono divorati, vengono mangiati dai nostri pesci, dando quindi una fonte di proteine molto alta e molto salutare ai nostri animali, rendendo quindi i nostri pesci quasi autonomi. Io onestamente do da mangiare i miei pesci una volta ogni 3-4 giorni e sono sempre grassi, sono sempre in piena forma. Questo perché sono riuscito a creare un vero e proprio ecosistema. Un ecosistema controllato, un ecosistema chiuso, e se devo andare via anche per una settimana non mi devo preoccupare dei miei pesci, perché tanto so che hanno da mangiare a sufficienza, possono nuotare tranquillamente e, essendo di tra virgolette grandi dimensioni rispetto al normale acquario, non sono costretto a dover fare cambi d'acqua settimanali, diciamocelo. A livello di filtraggio, sapete che io ho solo esclusivamente acquari laghetti senza filtro. Per i pesci rossi viene sempre detto che non è il massimo, e su questo non c'è dubbio. Però con l'utilizzo di piante specializzate e con un piccolo, come si dice, una piccola fontanella a energia solare come questa, che mantiene sempre in movimento l'acqua, riesco a soddisfare sia a livello di ossigeno sia a livello di qualità dell'acqua i miei pesci in modo 100% naturale. Posso assicurarvi che creando proprio un ciclo riusciamo a rendere i nostri pesci praticamente autonomi. Io mi occupo veramente poco di questo laghetto. E pensate che con questo tipo di gestione gli oranda si sono trovati talmente bene che 2 anni fa, a mia insaputa, mi sono trovato i pesci che deponevano le uova sotto i miei occhi. Questi pesci, questi piccoli pesci arancioni che state vedendo, sono figli di 2 oranda a testa di leone. Ebbene sì, questi sono cresciuti d'inverno in acquario, d'estate in laghetto, però posso assicurarvi che crescono 3 volte più velocemente quando li metto all'esterno. Questo per i motivi che vi ho elencato prima, perché mangiano tante proteine, ma soprattutto un'altra cosa che non vi ho detto, hanno luce solare a volontà. Ebbene sì, aggiungiamo un altro punto a questo video, che è la luce solare. È importante situare il nostro laghetto alla luce del sole. Anche qui, tante scuole di pensiero. Il più grande difetto è che si sviluppano molto le alghe filamentose. Ma con una rimozione settimanale delle alghe manualmente, oppure semplicemente una volta in 2 settimane, oppure quando facciamo il nostro cambio dell'acqua, riusciamo a mantenere il tutto pulito e in salute. Ed è importante anche per il motivo elencato ancora prima, perché se non abbiamo la luce solare diretta, le nostre rocce barra il nostro cemento non si surriscalda e quindi non rilascia il calore durante la notte. E in più è anche molto 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 importante per la colorazione. Ho sperimentato questa caratteristica con i miei vannotti guppi. Io allevo tanti guppi, non qui a casa ma in un'altra sede, di diverse qualità, però cosa ho fatto? Ho deciso di allevarne un paio all'interno e una 40ina all'esterno.
All'esterno i miei pesci, principalmente i maschi, hanno già iniziato dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, a sviluppare delle forti colorazioni giallognole, cosa che invece non è successa all'interno, anzi è successa molto dopo, questo perché non avevano luce solare diretta. E questo è molto importante. La colorazione non nasce solo dall'alimentazione e dalla genetica, ma anche proprio da quanta luce diamo ai nostri animali. È un po' come per le piante. Ultima cosa, parlando sempre della luce solare, è ovviamente molto importante donare ai nostri pesci dei punti di ombra. Punti di ombra che possiamo dare con rocce, piccole caverne, con piante galleggianti, con alghe galleggianti e così via. Io noto giustamente che nelle ore più calde i miei pesci si trovano o nelle grotte oppure in zone d'ombra, come per noi umani. Quando fa caldo ci mettiamo all'ombra. Quando invece si avvicina un po' la sera, che quindi la temperatura si abbassa, i nostri pesci sono belli arzilli al centro della vasca, che prendono gli ultimi raggi della giornata, e così via. Che dire, vi ringrazio tantissimo se siete arrivati fino alla fine di questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, spero di potervi essere stato utile. Per qualsiasi cosa vi lascio la mia mail in descrizione, se avete bisogno di consigli o se volete semplicemente mandarmi una foto dei vostri acquari. E come sempre vi invito, se siete interessati al mondo dei pesci e degli acquari, a iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sulle novità, sui post, sui video, sulle live di Philos Aquarium, per imparare settimana dopo settimana qualcosa sui pesci. Con questo video termino qua e ci vediamo nel prossimo episodio di Philos Aquarium. Ciao!